che parleranno di come scrivere il curriculum vitae con l'APEC. Ci sono interventi su argomenti molto avanzati, partiamo soft, come scrivere il curriculum vitae, che è piuttosto semplice per fortuna con l'APEC. Farò una breve introduzione sul curriculum come argomento in generale, poi passerò ad alcune linee guida su come scrivere un buon curriculum e poi entrerò nel merito di classi e pacchetti disponibili per scrivere con LaTeX, per finire con alcuni consigli su come personalizzare classi e pacchetti esistenti. Partiamo con il nome. Il documento curriculum vitae prende nomi diversi in lingue diverse. Per fortuna la forma italiana, che è la locuzione latina curriculum vitae, è utilizzato quasi dappertutto tranne che paesi anglofoni del Nord America. In italiano esiste una forma anche rara, curriculum, ma usata davvero in poche circostanze. In Nord America si distingue sostanzialmente tra curriculum vitae, talvolta abbreviato nel semplice vita, quando il documento è destinato al mondo accademico, e resume quando invece non è destinato al mondo accademico. La cosa singolare è che resume è una parola francese che significa riassunto, ma non viene usata in questo senso in nessun paese francofono. Il curriculum vitae contiene le esperienze sia professionali che accademiche del candidato, un elenco delle pubblicazioni, dei contributi e dei risultati ottenuti e una serie di informazioni che non sono necessariamente legate alla vita professionale del candidato, ma possono servire per dare un'immagine più completa di se stessi. Il resumé è una forma più breve del curriculum vitae, generalmente limitata ad un paio di pagine, e contiene le sole esperienze che l'autore ritiene rilevanti ai fini della domanda di lavoro alla quale sta rispondendo. Esistono diversi stili per redigere il curriculum. Il più diffuso è quello cronologico, in cui le esperienze lavorative e accademiche sono elencate in ordine cronologico generalmente inverso. Questo serve ad evidenziare l'evoluzione professionale del candidato. Con lo stile funzionale, invece, le esperienze vengono raggruppate per aree tematiche e questo serve ad evidenziare le competenze maturate in alcune aree specifiche. Esiste poi uno stile misto in cui le aree tematiche vengono a loro volta esposte in ordine cronologico inverso. I dati che generalmente sono presenti nel curriculum sono informazioni essenziali come dati anagrafici, istruzione, esperienze lavorative e informazioni facoltative che possono essere più svariate, dipende in sostanza dal fine che si ha per il curriculum che si sta scrivendo, tra queste il profilo personale, obiettivi personali e tante altre. Bisogna dire che in alcuni paesi, soprattutto negli Stati Uniti, è spesso sconsigliato di inserire dettagliati dati anagrafici e anche una fotografia, in quanto questo potrebbe generare il sospetto che la scelta tra i candidati possa essere basata sul sesso o sulla razza. In Italia non ci sono delle particolari restrizioni in questo senso, però è una cosa di cui tenere conto. Spesso il curriculum vitae viene affiancato ad una lettera di presentazione in cui viene presentata molto brevemente la propria candidatura e si rimanda per tutti i dettagli al curriculum vero e proprio. Parlando di struttura, è importante ricordare che nel dicembre del 2004 la Commissione Europea ha proposto un modello standardizzato di curriculum vitae. Questo modello propone una struttura e contenuti molto rigidi. Esiste un manuale su come redigere un curriculum in questo formato che si chiama Europe's CV e personalmente trovo che
si sia cercato di dare un po' troppi vincoli alla stesura del curriculum vitae, ma va anche detto che è sempre meglio seguire uno standard molto rigido come questo piuttosto che scrivere un curriculum disordinato. Come mai è importante il curriculum vitae? Essenzialmente perché è il primo contatto che si ha con il futuro datore di lavoro e per questo motivo è importante che sia curato sia nella forma che nei contenuti. Consigli sempre validi per scrivere un curriculum vitae sono in primo luogo essere sintetici. Questo aiuta a focalizzare l'attenzione di chi lo legge sugli aspetti che sono veramente significativi. È possibile, anzi è conveniente, informarsi su quale sia la lunghezza che l'azienda si aspetta dai candidati ed eventualmente, nel caso che sia richiesta una versione corta, prepararne due versioni, una corta ed una lunga, e magari mettere il link alla versione lunga su quella corta, in modo che se necessario il datore di lavoro può andarsi a cercare informazioni aggiuntive. Un altro consiglio è attirare l'attenzione, ed il motivo è che nelle fasi soprattutto preliminari di selezione vengono valutate, vengono guardate moltissime domande in poco tempo e quindi è importante che il documento attiri l'attenzione. Per farlo possibile utilizzare uno stile tipografico elegante ed anche selezionare il contenuto in modo adeguato. LaTeX aiuta soprattutto nel compito di avere un documento da elevata qualità tipografica ed oltre a questo offre all'utente una serie di automatismi e stili predefiniti che facilitano la scrittura, la preparazione e la stampa del curriculum. Adesso farò una breve analisi di quelle che sono le classi di pacchetti attualmente disponibili, cercando di elencare i vantaggi e svantaggi di quelli presenti. Per ognuno riporto un'immagine sul layout del prodotto. La classe curve è tra le più complete e flessibili attualmente disponibili. La sintassi è semplice e soprattutto molto ben documentata. Il principale vantaggio di questa classe è che permette di costruire il curriculum in modo modulare, che significa che le varie sezioni del curriculum vengono inserite all'interno di ambienti chiamati rubriche e al momento della compilazione è possibile scegliere quali delle rubriche far apparire nell'output. In questo modo è possibile avere un codice molto esteso contenente tutte le informazioni possibili e poi a seconda delle esigenze compilarne una parte di queste, il che è comodo perché non evita di dover intervenire direttamente sul codice cancellando o aggiungendo parti. Il principale svantaggio di questa classe è l'appoggiarsi sul pacchetto long table che ha dei problemi di incompatibilità con alcuni altri pacchetti e quindi deve essere utilizzato con cautela. La classe curvita è molto semplice ed essenziale, facile da usare e molto ben documentata. Inoltre nel manuale che accompagna la classe sono riportate alcune norme tipografiche su come scrivere il curriculum che sono sempre utili. Il principale svantaggio è che si lascia all'utente pochissima possibilità di personalizzazione. Quindi se il layout piace è un pacchetto consigliato, altrimenti può essere difficile intervenire per modificarlo. La classe ESE CV prevede molti ambienti dedicati che permettono di strutturare in modo semplice il curriculum, è facile da usare e il layout è chiaro. L'unico svantaggio, perlomeno per gli utenti italiani, è che la classe è stata pensata e scritta in francese, quindi tutti i comandi sono in francese, la documentazione è in francese e il supporto multilingua non è dei migliori. La classe Europe CV si ripropone di riprodurre il modello Europe SCV di cui avevo parlato
poco fa. Il layout, vedete qua a destra, è molto fedele agli standard proposti dalla Commissione Europea, nonostante che questi standard siano molto rigidi, il pacchetto non sacrifica la flessibilità, la documentazione è molto completa e c'è un buon supporto multilingua. L'unico contro che ho voluto riportare è il fatto che il pacchetto si limita a questo layout dello Europe SCB, che questo è solamente la mia opinione personale, è discutibile. Va anche detto però che molte aziende oggi chiedono che i candidati presentino il curriculum in questo formato. In quei casi è sicuramente consigliabile utilizzare questo pacchetto. Il pacchetto ICB ha lo stesso intento del precedente, anche se, come potete vedere, il layout è piuttosto differente. La documentazione non è eccellente e il risultato generale è inferiore rispetto a quello della classe Europe CB, che consiglio nel caso che si voglia seguire lo standard Europass. Il pacchetto Modern CB è tra i migliori attualmente esistenti, ha un layout molto chiaro, permette con lo stesso codice di ottenere due differenti grafiche, una chiamata casual e una classic, è molto flessibile ed inoltre accompagnato da numerosi template che permettono di imparare l'utilizzo della classe in modo molto veloce. Questa classe è l'unica che permette di redigere una lettera di presentazione che riprende lo stile del curriculum, quindi sicuramente è tra i pacchetti e le classi la migliore, a mio parere. Vorrei riportare poi alcune soluzioni che sono sconsigliate. Fattore comune tra tutte è l'obsolescenza. Come potete vedere dalle date, alcuni di essi risalgono alla fine degli anni 80. Il codice utilizzato in tutti e quattro i casi è piuttosto obsoleto, quindi potrebbe creare problemi quando utilizzato insieme ad altri pacchetti. La struttura di questi pacchetti, tranne il caso di CB, è molto semplice e poco personalizzabile, e nel caso di CD invece è personalizzabile però in modo piuttosto complicato, quindi non si vedono vantaggi rispetto all'utilizzare direttamente la classe Article definendosi comandi personalmente. L'ultimo argomento riguarda la personalizzazione. Con personalizzazione intendo la definizione di nuovi comandi in modo da modificare classi o pacchetti tra quelli precedentemente elencati, oppure crearne di nuovi partendo da zero. Perché personalizzare? Tutte le classi presentate, con alcune eccezioni, hanno strutture grafiche e logiche molto rigide, mentre a mio parere il curriculum vitae è uno di quei documenti che, a differenza ad esempio di un articolo scientifico, può essere importante personalizzare. La personalizzazione può essere fatta, come già detto, o partendo da una classe base e modificando alcuni comandi, oppure aggiungendo pacchetti, oppure partire da zero e creare una nuova classe. Quello che voglio riportare adesso è un esempio, è un estratto del mio curriculum vitae. In questo caso, dopo aver utilizzato diversi pacchetti e aver iniziato a definire i comandi, ho deciso che il numero di modifiche era sufficiente per giustificare una reimplementazione da zero, e in particolare l'avevo fatto di scriverla da zero per inserire queste righe orizzontali e per avere la possibilità di avere dei loghi su una colonna di destra, e inoltre per gestire in modo differente da quello che veniva fatto dai pacchetti precedentemente elencati delle pubblicazioni. Il codice purtroppo allo stato attuale non potrebbe essere chiamato nemmeno una versione alfa, perché è molto confuso. Spero in futuro di poterlo rendere in una forma perlomeno
accettabile per poterlo rendere pubblico. Vi ringrazio per l'attenzione e se avete qualche domanda. Quali sono le caratteristiche di un codice non confuso? Di un codice non confuso intanto che si riesce a identificare facilmente dove fare le modifiche nel momento che vogliono essere fatte. E talvolta io ho difficoltà a ricordarmi come ho definito i vari comandi, quindi sostanzialmente devo rileggermi tutto il codice ogni volta. Questa è una programmazione non ottimale. Font usato per le slide, non saprei dirti, è quello che viene utilizzato di default da Beamer, la classe Beamer. Qualcuno sa che font è? È il normale sans serif. Non ho fatto alcuna modifica a Beamer. Per il tuo personale sei partito da Modern CV? All'inizio era partito da Modern CV, la versione attuale ricorda Modern CV per l'impostazione per esempio delle due colonne sinistra e destra, però è ottenuto in modo completamente autonomo. Sostanzialmente ho definito dei comandi che generano tabelle. E sempre sul Modern CV non hai dato elementi sulla documentazione? Nei positivi e nei negativi. La documentazione di Modern CV è fatta bene, nel senso che è accompagnato da dei template, quindi degli esempi di curriculum che sono commentati. Quindi è possibile imparare ad usarlo direttamente sul codice tech, il che è sempre un vantaggio perché prima o poi dal codice bisogna passare. Comunque è molto comodo.